Ciao amici, buona settimana a tutti. Ciao Simona, tirami un po' su, dai, che la settimana scorsa è proprio stato un disastro per me. No, mi dispiace. Cos'è successo? Sono andata al mare. Beh, ma è una buona notizia. Hai fatto il primo bagno di stagione, magari? Veramente no. Sono rimasta con i pantaloncini tutto il tempo. Ma non stavi bene? Ma non volevo farmi prendere in giro per il mio... No, sembrava da tutto bene. L'anno scorso mi hanno detto che sembrava una portaerei. Ma non ti abbattere, ho una buona notizia su questo argomento. Intanto, per mantenere una visione positiva su tutte le situazioni, c'è questo mio blog di crescita personale, come trasformare il lato negativo in lato positivo. Anch'io me lo guardo ogni tanto per ricordarmi come si fa, serve sempre. E voi come state, amiche e amici? Anche questa settimana vi ringrazio tantissimo per i commenti ai video. Scrivetemi sempre. Io cerco di salutare e rispondere sempre, più che posso. Con qualcuno ci sentiamo già tutti i giorni, siamo grandi amici ormai. Oggi voglio salutare Barbara B, che mi manda sempre tanto affetto e si è affezionata anche al mio amico Squaletto. Ciao Barbara, continua così, ti stai impegnando, ti stai divertendo e stanno arrivando anche i risultati. Va benissimo, viva la salute naturale. Ti saluta anche lui. Comunque, tornando al lato positivo e lato negativo della vita, non so perché, ma mi viene in mente per associazione il lato A e il lato B delle persone. E anche se dico sempre che nella vita non bisogna guardare indietro, questa volta guardiamo indietro e ci occupiamo del lato B. Cosa fare con la naturopatia perché sia bello, muscoloso, tonico e in forma? Qui serve un miracolo. Pensa un po', non serve un miracolo, non lo dico io, lo dice un sondaggio fatto nel 2016 in America da uno dei più famosi siti di fitness sui suoi lettori. Nonostante i media continuino a proporci modelli estetici praticamente impossibili, secondo lo studio noi gente comune preferiamo forme più morbide, glutei compresi. Quindi va bene tenersi in forma, stare in salute, avere un corpo attivo, senza però desiderare di essere trasparenti e inseguire canoni irrealistici. Lo dico e lo ripeto spesso perché per me è importante. Poi nel vlog di mercoledì parlerò delle parti del corpo che uomini e donne trovano più attraenti. I risultati hanno sorpreso anche me. E poi sfateremo un po' di falsi miti sul lato B. E domenica vi aspetto con i miei consigli naturali per avere un fondo schiena da spiaggia perfetto in base alla vostra costituzione, ovviamente. Tonico e morbido per chi è più curvi, sodo e muscoloso per i fisici più asciutti. Ne voglio parlare perché anche il lato B tonico è un segno di buona salute e buona forma fisica e rientra nel mio programma di benessere globale, fisico e psichico. Non dico che dobbiamo arrivare ad assicurarlo come Jennifer Lopez, ma nel nostro piccolo o nel nostro grande dobbiamo essere soddisfatti. Se vi piace questa idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video e sostenete il mio canale iscrivendovi con un click, è facile così, e cliccate anche sulla campanella delle notifiche, così YouTube vi avvisa subito appena pubblico un nuovo video. E se vi piace l'astrologia, in questi giorni sto pubblicando i video nel mio Non il solito oroscopo, il mio secondo canale per il mese di giugno. Vi lascio il link in descrizione. Per oggi è tutto, vi aspetto presto, dove? Ma qui sul canale, naturalmente. Ciao! I'm so very bad. I'm so very bad. Hai finito?